La trama è la parte meno importante in un film. Ora, un film è composto da tantissime parti, c'è la regia, c'è la sceneggiatura, c'è la scenografia, c'è il costume, il trucco, parrucco, la recitazione, l'animazione, gli effetti speciali, c'è tantissima roba in un film, davvero tantissima, da chi si occupa dei prop, a chi si occupa delle luci, a tutti quanti. Un film ha tantissima roba, una volta che iniziate a studiarvela, mamma mia, ci impazzite, ma... Potete studiare quanto volete, ma la conclusione a cui arriverete è sempre la stessa. La trama è la parte meno importante in un film. Attenzione però, attenzione, la trama non è la sceneggiatura. La trama non è la sceneggiatura, ok? Quindi. Che è successo? È successo che qualche tempo fa ho parlato con un ragazzo che mi ha commentato un film, dicendomi: il mio vicino Totoro, meraviglioso film di Hayao Miyazaki, uno dei più grandi autori del nostro tempo, il mio vicino Totoro è un brutto film. E io ho chiesto, ok, è diritto di opinione, ma perché è un brutto film? No, perché carine le animazioni, la colonna sonora, i personaggi, vabbè, però la trama. La trama? Sì, allora, il mio vicino Totoro è un film che racconta una storia molto specifica. Racconta la storia di queste due bambine che si trasferiscono in campagna, ok? E basta, questa è la trama. Cioè, non è che si trasferiscono in campagna e quindi... No. Loro si trasferiscono in campagna e in campagna ci sono varie cose. Per esempio c'è un'anziana signora, c'è un ragazzino che lavora nei campi e c'è un animale che vive nella foresta che in realtà è uno spirito e che è Totoro. E che cosa farà Totoro nel corso del film? Nulla, c'è. È quello il punto. E il film finisce quando non ha più niente da raccontare. Fine. E questo ragazzo mi ha detto, scusa, ma che razza di trama è? Non mi puoi fare un film con questa trama. Scusa, ma perché no? Fatemi capire. Non puoi. Perché? Perché no? Perché no non è una risposta. E... vi do io la risposta. La trama è la parte meno importante in un film. Tant'è vero che tantissimi film una trama neanche ce l'hanno. Ci sono tantissimi film che probabilmente vi sto mostrando ora sullo schermo che non ce l'hanno una trama, ma proprio non raccontano niente. Cioè, fantasia. È un classico Disney. Non sono andato a cercare un film polacco di un autore morto. Fantasia, classico Disney. Di che parla? L'avete visto, vero? Di niente. Di niente. E ce ne sono tantissimi di film, ci sono film astratti, ci sono film come Il cane andaluso. Sapete di che parla Il cane andaluso? È un film famosissimo, è di Salvador Dalì e Louis Buñuel. È uno dei più grandi film. Tu lo guardi e di che parla? Posso parlarti per ore di questo film, ma di sicuro non riesco a dirti di che parla. Perché non parla di niente, non ha una trama. Ricordatevi che la trama e la sceneggiatura sono due cose diverse però. La trama è l'intreccio. È quello che accade nel corso della storia. La sceneggiatura, invece, è il come le cose vengono messe in scena. Quindi, per farvi un esempio, abbiamo un film post-apocalittico ambientato nel 4000 d.C.? Nella trama c'è scritto il fatto che, c'è stata una guerra, un disastro nucleare ed è finito il mondo. Nella sceneggiatura, no, nella trama c'è scritto che, il mondo è finito. Nella sceneggiatura, no. Lo dicono magari, ma tu non vedi tutto il processo con cui il mondo finisce. Quella è la trama, non la sceneggiatura. La sceneggiatura è come i personaggi interagiscono tra loro, che cosa ci viene mostrato e che cosa no, che cosa viene raccontato e che cosa no. La sceneggiatura è quella che decide che, non voglio farti vedere due personaggi che fanno pipì. La sceneggiatura è quella che dice, guarda, il carattere di questo personaggio si deve capire da questa scena e quest'altra e quest'altra cosa che fa. La trama invece è letteralmente il di che cosa parla. Ora, quando anch'io recensisco un film su Telegram, io ho un canale Telegram, ogni giorno a mezzogiorno recensisco un film, vi lascio il link in descrizione. Io recensisco dei film e tutte le volte la recensione inizia, giustamente, con la trama del film. Perché? Perché effettivamente è quello che vi fa scegliere se vedere un film oppure no. Ma in realtà non potete prendermela in considerazione quando fate una recensione. Se quando voi parlate di, guarda, questo film è bello, questo film è brutto, non mi potete parlare della trama. Certo,
La trama può essere fatta bene, può essere fatta male, infatti non ho detto che non è importante, è la meno importante. Se abbiamo una pessima trama, ma tutto il resto è ottimo, il film diventa iconico e fa vincere un Oscar alla carriera e all'autore. E lo fa partecipare a Venezia. E lo fa partecipare a tutti i più grandi festival, magari. Se invece qualcos'altro fa schifo, tipo il trucco, se il trucco è davvero pessimo, nonostante la trama, nonostante qualsiasi cosa, voi passate tutto il tempo a dire... Non è un caso che ci sia così spesso un film dove, vabbè, le luci più o meno funzionano, però è la trama il punto debole. Perché alla fine la trama effettivamente è un po' quella che ti attira al cinema in un certo senso, ma non è quella che fa il successo del film. E non è quella che ti fa piacere un film. Se fosse quella a fare il successo, se fosse quella a rendere la qualità, allora tutti i remake sarebbero ottimi. Basterebbe rifare continuamente la stessa storia, no? Le Cronache di Narnia. 3 volte hanno rifatto da capo Le Cronache di Narnia, Il Leone, La Strega e l'Armadio. Una volta d'animazione, una volta live action e un'altra volta l'ha fatto la Disney. Perché voi conoscete solamente l'ultimo? Perché i precedenti due non è che fossero un granché. Harry Potter. Ho visto parecchie persone dire i film sono bellissimi, raccontano una bellissima storia. Senza dubbio raccontano una bellissima storia. Applausi alla trama di J.K. Rowling. Ma non mi potete paragonare il film al fatto che abbia una trama, perché noi andiamo al cinema a vedere un film, non una trama. Un film non è una trama, ok? Altrimenti andremo a vedere una trama. Un film è composto da tantissime altre cose. Ora, io non vi sto dicendo che la trama non è importante perché ci sono tante altre cose. Vi sto dicendo che la trama è la meno importante di queste cose. Perché? Perché? In un film la trama può essere bella, può essere brutta e tutto il resto. Sta di fatto che io posso tirar fuori dalla stessa trama, dalla stessa identica trama, posso tirar fuori un film pazzesco, magnifico, incredibile, oppure un film tremendo, semplicemente tremendo. Mi è capitato sul canale di parlare per esempio di Your Name, ok? Your Name ha la stessa trama di altri film. No, non è nuova la trama di Your Name. Arriva da un film coreano chiamato Seaworld Ae, che ha già avuto la sua versione americana chiamata La Casa sul Lago del Tempo. La trama è la stessa di Your Name, solo che al posto di un meteorite c'è un incidente stradale. Per il resto è tutto identico. Il punto è come la racconti la trama. Pensate ai bambini. Vi è mai capitato di avere a che fare con un bambino? Un bambino non vi chiede tutte le volte una nuova fiaba. Vi chiede una certa fiaba specifica. Perché? Perché magari gli piace quel racconto. Magari perché la prima volta l'avete raccontato in un certo modo e quindi ci si affeziona. Ma non si affeziona alla trama, si affeziona al modo in cui viene raccontata. Alla fine, Cappuccetto Rosso, me la puoi raccontare in un sacco di modi. Puoi raccontarmela in un ambiente primaverile, puoi raccontarmela d'inverno, puoi raccontarmela di giorno, puoi raccontarmela di notte, puoi rendermela horror, puoi rendermela così carina e simpatica. Puoi farmene una sorta di Silly Symphonies con una bellissima e musicale Cappuccetto Rosso che saltella per i boschi. Puoi farmi una ragazzina devastata dall'idea di essere stata spedita dalla madre in un ambiente pericoloso contro la sua volontà. Puoi indagarmi tutti quanti i simbologismi di Cappuccetto Rosso, perché Perrault, quando scrisse Cappuccetto Rosso, aveva in mente ovviamente delle immagini. Sapeva che stava raccontando qualcosa che poteva aiutare i bambini a percepire alcuni concetti come il un giorno tu riceverai il tuo cappuccio rosso, il ciclo, il menarca, e da quel momento in poi potrai diventare signorina, essere indipendente e stare senza di me. Potrai andare nel bosco, però il bosco è la vita, è pericoloso. E ci possono essere dei predatori sessuali, predatori, come il lupo. Devi stare attento al lupo, ok? E infatti, quando lei esce di casa, sta lasciando una madre, quando torna in casa trova una nonna. Il tempo passa e il bosco rappresenta la vita. E un racconto di questo tipo educa i bambini a pensare, ok, quando io potrò andarmene per conto mio, dovrò stare attenta alle persone con cui avrò a che fare, perché la vita è piena di pericoli. E tutta una serie di ragionamenti che, insomma, sono 200 anni che gli studiosi stanno lì dietro a Cappuccetto Rosso, vi posso assicurare che non è perché una storiella così a caso per insegnare ai bambini a non fidarsi degli sconosciuti. Sono degli insegnamenti molto più complicati, ok? Ora, le fiabe sono nate per cercare di raccontare queste storie ai bambini senza traumatizzarli né altro. Ai bambini
interessa come viene raccontata. Perché tu me la puoi raccontare come un classico Disney di Cenerentola, puoi raccontarmelo come la versione della Stardust. Avete mai visto la Sirenetta della Disney e la Sirenetta della Stardust? Perché non avevano successo i film che imitavano quelli della Disney, anche se era la stessa trama? Insomma, se la trama fosse importante, alla fine Aladdin della Disney e Aladdin della Dingo Pictures dovrebbero essere due ottimi film. È la stessa trama. È la stessa trama. Come fanno a non essere uguali? Hercules? C'è Hercules della Dingo Pictures? C'è Hercules della Disney. Com'è possibile che uno sia un film magnifico e l'altro sia una schifezza? È la stessa trama. Perché la trama non è importante. La trama è la parte meno importante. Ovviamente io vi sto facendo degli esempi più grossi, ma se andiamo più nello specifico, vi renderete conto del fatto che tutte le volte che si fanno i complimenti a qualcuno, non si fa certi complimenti per bravo come hai costruito la trama. Non esiste l'Oscar per il miglior soggetto, per la miglior sceneggiatura magari, ma miglior soggetto no. Perché? Beh, perché effettivamente la trama è la trama. Insomma, non puoi dare i premi a una persona perché sta raccontando la sua vita e nella sua vita sono successe tante cose spaventose, belle o altro del genere. Non puoi giudicarmi una biografia in base a quanto la vita di una persona è stata interessante, ma in base a come te la raccontano. Ci sono tanti modi di raccontare la stessa storia. Guardate il film Walt Before Mickey. È un film che parla della vita di Walt Disney. È una palla assurda. Perché? Perché non racconta niente di quello che era interessante della sua vita. Perché ha raccontato male la sua vita. E infatti è stato stroncato dai critici, perché per quanto racconti cose giuste, ma che te ne frega a te delle difficoltà economiche di Walt Disney quando doveva scegliere se utilizzare una certa cosa o un'altra per poter produrre degli scontrini che potessero essere fiscali o meno. Ma chi se ne frega di scene del genere? 2 ore di film, 2 ore di scene così. E quello non interessa. Però quella trama è una trama che è già apparsa in tantissime altre occasioni e ha appassionato la gente. Ci sono documentari sulla vita di Walt Disney che la gente applaude quando finiscono. Com'è possibile? È la stessa storia. Perché è come viene raccontata. Ora, quando io vi dico come una storia viene raccontata, non sto intendendo dire semplicemente il vabbè, ma allora è più importante la sceneggiatura. No, in generale, il come si racconta una storia è praticamente tutto il film. Tutto. Perché il direttore della fotografia ti sta scegliendo con quale illuminazione la mostriamo. Mostriamo, che ne so, il lupo nel bosco che sembra quasi bidimensionale mentre si muove all'interno della foresta. Oppure mostriamo il lupo che salta fuori all'improvviso. Possiamo farla come Into the Woods. Avete visto quella versione di Capocciotto Rosso? Possiamo fare, la regia ti può dire, possiamo fare un lupo più realistico, più spaventoso, che è proprio effettivamente un lupo. Possiamo fare un lupo che in realtà è un essere umano travestito come a teatro. E il costumista ti può decidere come rendere il vestito del lupo, con quale aspetto, con quali trucchi, gli effetti speciali per renderti credibile o meno una certa cosa. Ci sono effetti speciali che non sono credibili, ma a chi se ne frega. Se la trama fosse importante, io vi potrei rovinare dei film raccontandovi, spoilerandovi la trama. Ma non è una regola. Ci sono dei film che tengono delle sorprese. Ci sono dei film che vogliono sorprenderti, i film di Christopher Nolan, i film che si basano sui libri gialli. I libri gialli sono praticamente un gioco con lo spettatore. Quindi un film giallo come Assassino sull'Orient Express, tu hai Hercule Poirot che sta cercando di indagare su un omicidio. Hercule Poirot decide di interrogare i vari passeggeri del treno. E tu, come spettatore, giochi con lui, dicendo, ok, secondo me è questo, no, secondo me è quest'altro. Tu stai facendo un ragionamento che è in parallelo rispetto a quello fatto dal protagonista. Quindi tu è come se fossi l'assistente di Poirot e lo segui. E lì effettivamente ti posso spoilerare il film e dirti, guardalo, è lui l'assassino. E tu ci resti malissimo. Ti si spezza il cuore. Perché? Perché sto interrompendo un gioco. Ma non tutti i film funzionano così. C'è una parte di film, alcuni film, dove la trama è importante. Assolutamente. Primi tra tutti i film gialli, ma sono solamente un esempio. Esistono film dove la trama è importante, ma non è una regola, sono delle eccezioni. Tutti gli altri film, di tutti gli altri generi, non danno così tanta importanza alla trama. Alcuni partono dando per scontato che tu conosca già la trama. La principessa Ranocchio, tu non avresti nessun colpo di scena nella principessa Ranocchio della Disney se io non ti dicessi da subito, ah, oh, guarda, alla fine lei bacia il principe e il principe da Ranocchio diventa un principe.
il film non ti sorprenderebbe nemmeno se tu non sapessi questa cosa, perché appunto parte dando per scontato che tu lo sappia. Ci sono dei film come Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Praticamente quel film, voi lo guardate e la primissima cosa che ti dice il narratore è: guarda, siamo a Parigi nel 1900, c'è lui innamorato di lei, lei muore. Alla fine del film vedrai che lei morirà. E tu resti un attimino: perché me l'hai detto? Te l'ha detto perché così ti distrai da sta cosa. Perché almeno smetti di pensare al fatto: ma papà, come va a finire? Lo sai come va a finire? Va a finire che lei muore, ok? Lo sai. Te l'ho spoilerato. Non è spoilerato in realtà, perché niente è stato rovinato. Spoiler deriva dalla parola spoiler, cioè spoiler in italiano, si riferisce alla parola spoiler, che in inglese significa rovinare. Qui non è rovinato. Qui l'autore ti ha detto da subito: guarda, muore. Perché? Perché non te ne può fregare di meno. Moulin Rouge non è un film che si basa sulla complessità della trama o sui colpi di scena. Moulin Rouge è un film che si basa sulle musiche, sulle coreografie, sui personaggi sopra le righe, sulle ambientazioni teatrali. Tu non mi puoi venire a dire: no, mi hai fatto spoiler. No, non ti ho fatto spoiler. Perché non è un film a cui ne frega nulla del fatto che tu sia o meno sorpreso dal finale. E infatti il film stesso ha proprio il narratore che ti dice all'inizio: lei muore. Magari ti lascia comunque qualche sorpresa, non significa che nei film non ce ne siano, però il punto è: sapete quanti film, se io vi racconto la trama, voi non li volete guardare? Il Piccolo Principe. Cioè, c'è un aviatore, finisce in mezzo al deserto, incontra un bambino, fine. Ora, questo ti può scaturire delle domande del tipo: oh, ma che succederà con questo bambino? Però, insomma, nessuno ha mai detto: oh mio Dio, è geniale, è una delle migliori storie mai raccontate. Anzi, ti direbbero: vabbè, più o meno l'ho già vista, l'ho già sentita, perché sì, ecco, sai quante volte capitano cose simili, sai quanti film ci sono dove qualcuno incontra qualcuno. Sono i dettagli che poi cambiano i particolari, il fatto di trasformare questo racconto in una meravigliosa metafora che ti accompagna un po' alla volta in questo mondo che è tra il realistico e il non realistico, e a un certo punto ti chiedi: oh mio Dio, ma che cosa dovrebbe rappresentare tutto questo? E succede grazie alle illustrazioni, ai personaggi, ai racconti del Piccolo Principe, al rapporto tra i due. Se non fosse il rapporto tra un adulto e un bambino fatto bene, il film sarebbe una schifezza. Tu fai il film del Piccolo Principe e me lo rovini. Una bella storia non diventa automaticamente un bel film. Sapete quante versioni hanno fatto di Alice nel Paese delle Meraviglie che fanno una schifezza unica? Perché è un libro difficile da portare sullo schermo, perché per quanto la trama sia bella, può anche essere una maledizione una bella trama, perché puoi non essere in grado di metterla su schermo. Quindi una bella trama può essere quel punticino in più, quell'extra carino che ti fa dire: ma sì, effettivamente il film è anche carino, perché racconta una storia che è molto interessante. Ci sono tantissimi film che... Tot il Godfathers, già solo per la trama, wow! Però, non è la trama a trasportarti in quel film, è il rapporto tra i personaggi. Perché lì si parla di personalità uniche, sono quelle che trasportano la trama. Harry Potter. Ma nessuno calcola la trama di Harry Potter. Ma chi se ne frega della trama di Harry Potter? Ma seriamente, dai. Quanti di voi si sono innamorati di Harry Potter per la trama? Nessuno, vi posso assicurare che nessuno. Perché la trama è: c'è un bambino orfano, c'è l'assassino dei suoi genitori che in qualche modo è ancora in circolazione, l'assassino però sta facendo qualcosa di misterioso perché vuole prendere la pietra filosofale. E non è protagonista, è semplicemente il ragazzino che deve trovare il modo di impedirglielo. Cioè, non è un granché come trama. Quante volte avete visto il protagonista è orfano, deve vendicare la morte dei suoi genitori? È dozzinale. Quante volte avete visto semplicemente questa cosa del... Vabbè, ma c'è un po' di giallo perché non si sa con precisione che cosa voglio fare con quella pietra. Ma chi se ne frega della pietra, è noiosissima raccontata così. Ad essere interessante di Harry Potter non è la trama. Ad essere interessante è il fatto che hai un ragazzino che va in una scuola di magia.
Ad essere interessante è che ci sono le scale che si muovono, i quadri che si parlano a vicenda, un soffitto che in realtà è il cielo, ma che in realtà è un soffitto, queste lezioni con insegnanti, i rapporti tra i personaggi, ridere con Ron, dire oh quella lì somiglia troppo a Hermione, l'identificarsi nelle quattro case, il proprio Patronus, tutte quante quelle cose di cui parlate sempre di Harry Potter, perché è quello che vi è interessato del film. Non il fatto che ci sia o meno il giallo da risolvere su Voldemort, ma il fatto stesso dell'ambientazione di Hogwarts, tant'è vero che metà dei giochi di Harry Potter si basano proprio sul goderti l'avventura a Hogwarts, con finte lezioni e cose simili, con la possibilità di esplorarla, con questa scuola di magia che diventa una vita alternativa alla tua, Pokémon. Videogioco bellissimo, assolutamente meraviglioso. Ma qualcuno di voi ha mai detto, ma è proprio la trama che salva Pokémon? No, è il fatto che sei un ragazzino e sei libero di andare in giro per il mondo. Con i videogiochi diventa facile l'esempio. Qualcuno di voi ha mai giocato a FIFA per la trama? Qualcuno di voi ha mai giocato a FIFA per la trama? O a Mario Kart? O a Super Mario? Conoscete tutti Super Mario. Qual è la trama di Super Mario? La trama di Super Mario è c'è un tizio, ha rapito la principessa, l'ha portata in un castello, devi raggiungerlo e salvarla. Banale. Cioè, chiamalo San Giorgio a questo punto. Cosa c'è di speciale in Super Mario? Non la trama. Anche perché se andiamo a riflettere sulla trama di Super Mario, non ha senso. Perché un idraulico italiano dovrebbe avere intenzione di salvare la principessa del regno dei funghi da una specie di tartaruga drago a capo dei Koopa e dei Goomba? Ma... eh? Perché c'è una tartaruga drago che usa come assistenti tutti quanti dei personaggi che si fanno ammazzare da soli perché hanno tutti quanti un punto debole chiarissimo ed evidente che in genere è il devi saltargli in testa? Perché non uccide Mario e continua a rapire la principessa? Ci sono tantissime cose che non vanno nella trama di Super Mario. Sì, ma chi se ne frega della trama di Super Mario? Ma chi se ne frega altamente? Ad essere bello di Super Mario possono essere la colonna sonora, il mondo che viene costruito, il saltare, il collezionare le monete. Il primo Spyro, tutti hanno adorato il primo Spyro, ha segnato il successo della saga. Ma la trama del primo Spyro? È raccogli i diamanti che ci sono in giro. Fine, non c'è altro. Ma è così per tantissimi videogiochi. E lo stesso vale per i film, voi dovete trattare un film come trattate un videogioco, come trattate un'opera d'arte. Anche nelle opere d'arte c'è una trama. Anche nelle opere d'arte. Insomma, quando voi prendete un'opera d'arte come La Pietà di Michelangelo, grandissima opera. Ma sapete quanta gente ha fatto La Pietà? Hanno fatto quadri della Pietà, hanno fatto tavole della Pietà, hanno fatto sculture della Pietà, hanno fatto addirittura miniature della Pietà. Perché quella di Michelangelo dovrebbe essere famosa rispetto alle altre? La trama è sempre quella, cioè c'è questa povera donna, Maria, che ha appena perso il figlio in croce e quindi lo sta piangendo in braccio, è quella la trama. Però, la Pietà di Michelangelo è più importante delle altre. Perché? Per come è stata creata e raccontata, per quello sguardo specifico della Madonna, per quei vestiti specifici, per la forma generale, per l'abilità che c'è stata nello scolpire all'interno di queste figure, che poi non è neanche una questione di ma perché tu sei esperto di cinema, cosa che è un tantino grossa da dire esperto, sto ancora imparando. Per quanto siano cose vere, la gente non è così appassionata della Pietà di Michelangelo perché dice oh, ma qui si può riconoscere il modo in cui lo stecciato di Michelangelo si può ripercuotere all'interno del panneggio della Madonna. No! Sono cose che sono visibili per tutti, perché la tecnica è quella che vi porta alla fine del film a dire oh, mi è piaciuto! Perché? Perché la tecnica non è solamente per quelli che si intendono di tecnica. La tecnica è la voce che ha la tua mamma quando ti racconta la storia. Sono le vocette che fa, quella è la tecnica. La sua abilità di leggere senza dover imbalbettare, quella è la tecnica. Il modo in cui io ti ho fatto ascoltare questo audio fino ad ora, questa è tecnica. È dizione, ortopia, musicalità, ci sono tantissime cose qui dentro che non faccio nemmeno io perfettamente. Se fossero perfette forse riuscirei a intrattenere ancora meglio. Perché la tecnica è effettivamente
la maggior parte del film. Il 99% del film è la tecnica, perché tutto è una tecnica, persino il raccontare la trama è una tecnica, cioè non è che le trame vengono raccontate un po' così a caso come capita, anche quelle hanno la loro struttura, i loro archetipi, la loro struttura che arriva dal mitologema, hanno il viaggio dell'eroe, hanno il paradigma hollywoodiano, hanno tantissima roba dagli archetipi di Jung a quelli di Vogler, c'è tanta roba all'interno di una storia, tantissima roba che costruisce la drammaturgia. È complicato. È molto complicato ed è tecnica, ma la tecnica serve a poter esprimere tutto quello che si vuole esprimere all'interno di un film nel modo che possa arrivare allo spettatore. Quindi la tecnica è importante, non è solo una cosa per quelli che se ne intendono. E la trama non è una cosa per tutti, anche quella è un sacco di tecnica e va conosciuta, considerata in quanto parte del film, ma non parte più importante assolutamente. E se non è la parte meno importante, la trama è tra le parti meno importanti, perché vi posso assicurare che un film con una pessima trama ma un'ottima colonna sonora finisce per essere un successo tutte le volte. Perché? Perché la colonna sonora è più importante della trama, perché la gente sta ancora cantando pa 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 con Indiana Jones per un motivo, perché quella è una buona colonna sonora. Poi vabbè, John Williams, quindi non poteva non esserlo, ma ci sono tantissimi autori, da Alexandre Desplat, Michael Giacchino, a Randy Newman, a Hans Zimmer, John Powell, tantissima roba. Quanti sono gli autori che fanno colonne sonore? E cavolo, se la colonna sonora è buona, conta molto più che nemmeno che la trama sia buona, perché una colonna sonora ben gestita, con i giusti silenzi, anche un totale silenzio, anche un film muto, cioè la colonna sonora c'è in qualsiasi film sonoro, quindi un film può anche non essere parlato, come Appuntamento a Belleville, ed è comunque una colonna sonora. Insomma, la colonna sonora in toto, l'audio, è molto più importante della trama, perché quando vi guardate un film è composto al 50% da audio e 50% da video e 0% da trama, perché non è la trama che ti arriva. La trama può essere raccontata, può essere bella, può essere brutta, può essere fatta bene, può essere fatta male, ma è una delle parti di un film dove tutte le altre in realtà sono le prime ad arrivarti, sono quelle che ti colpiscono qui, sono quelle che cambiano le cose. Quella è la trama. Voi non mi parlate della Gioconda per la trama della Gioconda, perché non ce l'ha una trama. Perché non è obbligatorio avere una trama in un'opera d'arte. E un film è un'opera d'arte, altrimenti non sarebbe la settima arte. E se è la settima arte, allora l'importante non è la trama. Tu non leggi le strisce dei Peanuts per la trama. Lo fai per le battute, per le situazioni, per i personaggi, per quello a cui ti affezioni. E lo stesso succede in un film, dove ogni singolo film ha un'importanza per qualcos'altro. Quindi se tu ti guardi Fantasia o Whiplash, devi per forza dirmi vabbè, ma la colonna sonora è la parte più importante. È certo che è importante, perché trasmette tutto quello che serve per l'emotività dei personaggi. Se tu mi guardi un film giallo, mi puoi dire la trama qui è molto importante. Certo, ma perché è un film giallo? Poi mi puoi guardare un film horror e dire no, ma qui è importante tantissimo la fotografia, perché quella ti spaventa tantissimo. Esatto! Insomma, ragazzi miei, ogni film può avere qualcosa che è più importante di altri. Quindi è ovvio che all'interno di un film o un altro possono essere più importanti o meno i costumi. All'interno di un film di Rob Marshall, ovviamente, i costumi e la coreografia sono fondamentali. Ma non vi puoi parlare di costumi e coreografia all'interno di Persepolis. Perché è un altro bel film, ma proprio non c'entra nulla con i costumi e la coreografia. Tu mi puoi parlare della bellezza delle animazioni di, che ne so, Frozen, ma non mi puoi parlare della bellezza delle animazioni dell'Esorcista. Perché ogni film cerca qualcosa di diverso e non c'è una cosa che è importante e non è la trama, e non v'azzardate. Non v'azzardate nei commenti a dire che l'importante è emozionare, perché l'importante non è nemmeno quello. Non me ne frega niente di quanto un film vi emozioni o meno, perché per emozionarvi non ci vuole niente. Allora tutti i film tristi dovrebbero valere tantissimo, tutti i documentari non dovrebbero valere nulla. No, non è così che funziona. Non è la trama e non è l'emozione. Certamente l'emozione è quello che ti resta, certamente la trama è quello che ti porta al cinema, ma sono entrambe cose che sono fuori dal cinema. Una prima di entrare e l'altra dopo che sei uscito. Fine. Durante il film non c'è solamente l'emozione, c'è il modo in cui ti rapisce, c'è il modo in cui è credibile, il modo in cui evoca quelle emozioni. E se non vuole evocare emozioni, che non le evochi. Guardatevi The Clock, bellissimo film, dura 24 ore, quante emozioni ci sono in quel film? Neanche una, non c'è neanche la trama, non ci sono neanche emozioni, però è una grandissima opera esposta a Venezia. Perché? Perché è un gran film. Ma che cosa è importante allora in un film? È complicato, è complicato.
È molto, molto complicato. Ad essere importante di una trama è il modo in cui viene raccontata. Ma ad essere importante di un film non c'è una sola cosa. Bisogna impegnarsi, studiarsela. Bisogna fare tanta fatica a cercare di capirlo, perché se qualcuno sapesse con precisione qual è il segreto della bellezza e del successo di un film, a quest'ora faremmo un sacco di bellissimi film e film brutti non esisterebbero. Ma voi siete d'accordo, siete in disaccordo? Fatemi sapere che litighiamo di brutto nei commenti, voglio vedervi farvi a botte, perché dovete a tutti i costi farmi cambiare idea se ne siete in grado. È possibile, è possibile. Cioè, è difficile perché io sono di base tendenzialmente testardo quando sono riuscito ad arrivare a una conclusione. Cioè, non sono testardo di principio, sono testardo quando riesco a convincermi di una cosa perché l'ho provata in tutti i modi e è sempre quello il risultato. Insomma, dopo una vita che per 2 più 2 fa sempre 4, a un certo punto diventa difficile farti cambiare idea. Ma questa è una cosa su cui è difficile farmi cambiare idea, ok? Quindi vediamo se qualcuno di voi riesce a farmi cambiare idea, o se qualcuno di voi invece ha cambiato idea, o se qualcuno di voi invece sta per dire: cavolo, ma perché non hai pensato di dire questa cosa, Enrico? Io... Ah, già, forse avrei dovuto pensarci prima di fare il video. Anche perché questo non è un video scritto, questo è un video che io volevo preparare bello scritto e mostrare bello completo, ma poi ho detto, ma sì, che ne dite invece se facciamo un video in cui parlo un po' a ruota libera e vediamo che succede?